Ben ritrovati. Adesso vogliamo presentarvi Umesh Vinayak Kulkarni, Shoot a Short, uno dei film in programma per il cinema indiano. E vogliamo chiamare sul palco Cecilia Cossio per presentarvelo. Buon pomeriggio, ben ritrovati spero. E veniamo subito al dunque, a Umesh Vinayak Kulkarni, il quale è uno splendido quarantenne che vive a Pune, antica città del Maharashtra, che è lo stato di Bombay o Mumbai, come volete chiamarlo. Pune che è la sede di importanti istituzioni, ma soprattutto della Cineteca Nazionale e del Film and Television Institute of India, ovvero la madre di tutte le scuole indiane di cinema, fondata nel 1960, da cui sono uscite le maggiori personalità di tutto il cinema indiano. Attualmente le scuole di cinema sono tante e spesso operano anche meglio della vecchia scuola, però i due talenti più creativi, più innovativi dell'ultimo decennio escono ancora dalla scuola di Pune. E uno dei due è appunto Umesh Kulkarni. E Umesh si è diplomato in regia nel 2005 con un corto molto premiato, Girni, La macina, che abbiamo presentato qui 2 anni fa in occasione di uno speciale proprio sulla scuola di Pune. Si è affermato con dei lungometraggi di grande successo, però la sua passione predominante è sempre stato il cortometraggio. È vero che di recente non ne ha fatti di nuovi, però nel 2013, tramite la sua compagnia di produzione e in collaborazione con la Cineteca Nazionale, ha fondato un circolo per la... Cosa avete da ridere voi due? Ha fondato un circolo per la promozione del cortometraggio come forma indipendente di narrazione cinematografica e sempre dal 2013 organizza dei workshop annuali che si chiamano appunto Shoot Short proprio per insegnare ed incentivare la realizzazione di questo formato. Perché lo appassiona tanto il cortometraggio? E lo dice lui stesso, perché gli dà un senso profondo di libertà. Prima di tutto la libertà dal ritorno degli investimenti del produttore, perché ovviamente il lungometraggio mobilita risorse ingenti, quindi il successo o l'insuccesso di un film non è la stessa cosa. Invece il corto in qualche misura libera da queste aspettative di successo, perché se un corto non ottiene la risposta, sperata, c'è sempre la possibilità, è sempre possibile, tutto sommato, non impossibile, farne un altro anche subito. E proprio questo, questa possibilità di cimentarsi continuamente con dei corti, fornisce al cineasta, sono parole di Umesh Kulkarni, immense possibilità di esplorazione e di sperimentazione del mezzo cinematografico. Ora, la riprova di questa libertà e di queste possibilità di cui parla Kulkarni la troviamo nei cortometraggi che vedrete fra breve. Il primo, L'apparizione, è forse il più convenzionale di tutti, perché è un piccolo film con una storia che ha un inizio, uno svolgimento e una conclusione. C'è un bambino che durante un matrimonio in un villaggio aspetta tutto il giorno di vedere apparire lo spirito della dea, ma quando arriva il momento dell'evocazione lui dorme. Col secondo invece le cose cambiano radicalmente perché diciamo che abbiamo una rarefazione progressiva di una narrazione strutturata. Quindi il secondo, che è Tre di noi, noi tre, è un giorno nella vita di un padre e una madre anziani con un figlio disabile.
non ci sono dialoghi nel senso vero e proprio della parola, ma piuttosto sono suoni, gesti, sguardi, da cui si percepisce un grande affetto reciproco e anche un'accettazione del destino, ma anche ovviamente un'inquietudine per il dopo di noi. Il terzo, Garud, che vuol dire l'incantesimo, credo. Ecco, qui abbiamo una carrellata continua che attraversa le stanze di un caseggiato senza fermarsi mai e coglie brandelli di dialogo, di situazioni e allo stesso tempo riesce a restituire una storia intera di esistenze difficili. L'ultimo, Dissoluzione, che non è la storia di un partito italiano, è dunque Dissoluzione in questo corto, il passato e il presente si confrontano nella mente del protagonista in occasione della morte della nonna. Ecco, qui proprio i dialoghi non ce ne sono, anzi c'è quasi il silenzio assoluto ed è proprio il silenzio che è il narratore di un'esperienza di morte, di perdita, di qualcosa, di chi e di qualcosa che si ama, ma anche il tentativo di convivere con questa perdita. E con questo vi lascio ai film e vi auguro buona visione.